Che cosa sono i cromosomi? Organelli cellulari racchiusi nel nucleo di ogni cellula. Contengono il genoma di ogni essere vivente. Il genoma di ogni essere vivente sono tutte le informazioni che permettono la sua formazione, la sua crescita e la sua riproduzione. Può essere di due tipi, nucleare o mitocondriale. Qua, in questa tabella, vediamo che il numero di cromosomi può variare da una specie all'altra. Esistono diverse patologie genetiche dovute ai cromosomi sessuali. Essi presentano alterazioni nella struttura cromosomica o modificazioni nel numero di cromosomi. Sindrome di Down. Una volta coloro che avevano questa sindrome erano chiamati mongoloidi. Nella coppia numero 21 si presenta un trio. Coloro che hanno questa sindrome possono avere diverse caratteristiche. Ad esempio un ritardo mentale o un'ernia ombelicale, uno spazio vuoto tra le due dita del piede e dei difetti al cuore, e molte altre. Esistono tre tipi di anomalie. La prima, la più frequente, è la trisomia 21 libera completa. Più raramente si incontra la trisomia 21 libera in mosaicismo. Il terzo tipo di anomalia è rara, è la trisomia 21 di traslocazione. Sindrome di Klinefelter. Coloro che hanno questa malattia hanno un cromosoma sessuale in più. È una malattia non ereditaria e principalmente colpisce i maschi. Purtroppo non esiste ancora una cura specifica. Tuttavia, alcuni trattamenti riducono i sintomi più gravi. Alcune caratteristiche sono le spalle strette, i fianchi larghi, le braccia e le gambe lunghe e la ridotta crescita di barba. Questa sindrome affligge un maschio ogni 500 o 1000 nati, ma è ancora incerto perché alcune forme lievi di questa malattia sono inosservate. Inoltre, ogni 100 maschi sterili, 3 hanno questa sindrome. Questa è un'anomalia genetica non ereditaria, i genitori quindi sono sani. Come mai quindi alcuni figli nascono con un cromosoma X in più? Questo errore avviene durante la meiosi o mitosi dell'uovo fecondato. Sindrome di Turner. Alcune caratteristiche sono la bassa statura, il torace a scudo sporgente, le mammelle non sviluppate, i peli pubici radi, spesso si è sterili e si hanno problemi legati al cuore. È una malattia genetica rara che colpisce principalmente le donne. L'analisi del DNA mostra l'assenza del cromosoma X. Nella maggior parte dei casi la morte giunge durante la gestazione, ma alcune gravidanze arrivano al termine. Delle statistiche si pensa che una femmina ogni 2000 o 2500 è affetta da questa sindrome.